Il presidente della Regione Marche, Francesca Quaroli, chiede una grande attenzione per favorire la migliore organizzazione delle vaccinazioni in vacanza, tema che riguarda da vicino sempre più persone desiderose di ritorno alla normalità. Ma la mia idea è che la vaccinazione è un elemento, come abbiamo ripetuto più volte, molto importante per mettere in sicurezza la popolazione e non si possa interrompere, non può condizionare sicuramente, no, la vita di ognuno. Però per fare un'operazione di vaccinazione anche a coloro che vengono in vacanza da noi occorre una grande organizzazione che sia una filiera appunto verticale e orizzontale tra il Ministero e tutte le regioni, perché chiaramente se un cittadino marchigiano fa la prima dose e il richiamo lo deve fare in vacanza, è chiaro che noi dobbiamo mettere in grado anche la regione o il territorio che dovrà inoculare il vaccino di avere la disponibilità. Non può la regione ospitante togliere il vaccino ai suoi cittadini, quindi si tratta di un'organizzazione impattante. Al netto di questo credo che tutto si possa fare. Chiamato in causa sul rischio di modificare le tempistiche per la vaccinazione a causa dello scarso numero di dosi in arrivo dal governo nazionale, il governatore si è detto tranquillo, sottolineando che si sta procedendo nel migliore dei modi. Stiamo continuando bene, io ringrazio veramente tutti quelli che stanno lavorando alla vaccinazione, ringrazio l'assessore perché con molta dedizione segue costantemente l'andamento di questa azione importantissima che deve inorgogliere anche la nostra regione, perché essere tra i primi non significa vincere perché non c'è un premio, ma significa essere efficienti e questo ci deve inorgoglire tutti.